questo sodale, il Cesare, il numero uno, insieme al quale hanno più volte proclamato eroe un mafioso assassino come Vittorio Mangano, spacciando senza vergogna l'omertà e la bestialità per eroismo e cercando di renderci difficile adoperare questo nome per i nostri eroi. Paolo, Giovanni, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo, Walter e tanti altri eroi e martiri. Tanti altri eroi e martiri morti purtroppo troppo spesso per servire lo Stato, ma per opera di pezzi deviati dello Stato. Allora, per ricordare a quest'uomo che noi pretendiamo sparisca dalla scena politica del nostro paese, chi sono i veri eroi e i veri martiri? Che cosa è stata quella resistenza della quale vorrebbe cancellare anche il nome? Da dove nasce quella Costituzione della quale vorrebbe fare strame? Adopererò le parole proprio di quel Pietro Calamandrei, il cui nome ha sporcato semplicemente con il pronunziarlo. Nella seduta del 7 marzo 1947 all'Assemblea Costituente, riferendosi ai martiri della Resistenza, con parole che sembrano oggi scritte per questi martiri, per questi nostri martiri, morti per la giustizia e per la libertà, Pietro Calamandrei diceva: essi sono morti senza retorica, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere, il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservati la parte più dura e più difficile, quella di morire. Bravo! Di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito 100 volte più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore, il sogno di Paolo Borsellino, il nostro sogno. Grande. Assai poco in verità ci chiedono i nostri morti, non dobbiamo tradirli, ed è per non tradirli che fino a quando questa tragica e insieme ridicola figura di dittatore da operetta e da tragedia non sarà abbattuta, noi continueremo a lottare e a levare in alto la nostra agenda rossa e il nostro grido di battaglia. Resistenza!